Siamo alla scoperta e alla ricerca di come vivevano i pastori sardi nelle foreste del Sopramonte negli anni 60. Vogliamo arrivare all'ovile Zio Carmine Du. Che si trova appunto qua sperduto nelle foreste di Montes e siamo partiti. E fortunatamente stamattina abbiamo incontrato una guardia forestale. Esatto, che ci ha dato. Che ci ha dato 3-4 dritte, perché qua non è veramente facile. Abbiamo con noi una traccia GPS, però per sicurezza. Lui sì, ci ha detto... fortuna che è stato molto disponibile, esatto. E ci ha dato un po' di dritte. E ci ha parlato anche di una sarpidura, così si chiama, sì. È una spaccatura nella montagna praticamente, dove ci puoi passare in mezzo, ma tipo ci passa una persona e con questi zaini forse... è una persona un po' cicciona. Quindi vogliamo provare a trovare nel bosco questa traccia e arrivare fino in cima all'altopiano per goderci il paesaggio, sì. Ora continuiamo perché c'è tanto da camminare, il sentiero è lungo, esatto. Cosa veramente figa è che siccome siamo a fine febbraio non c'è nessuno, abbiamo incontrato solo questa guardia forestale e un pastore finora, sì. E siamo in giro da un'ora ormai, sì. E per fortuna cazzo il tempo è bellissimo, sono tipo 20 gradi, però la notte abbiamo visto che si gela tutto, c'è anche un po' di neve sulle montagne, quindi stanotte vedremo un po' come sopravviveremo, vi faremo sapere. Alle 5 ha suonato la sveglia, è stata una notte molto dura. Giulietta è affaticata, ha dormito pochissimo per il freddo. Non ho dormito. Abbiamo avuto un problema. Dobbiamo andare là. Siamo quasi arrivati, che dici? Secondo me guarda, lassù, quindi secondo me ci manca poco. Okay. Siamo quasi arrivati alla prima tappa. Sì. E vediamo questa... in lontananza l'ovile nuovo, ristrutturato, ma noi siamo alla ricerca. Quello vecchio. Di quello vecchio. Intanto andiamo a vedere cosa ci aspetta dentro al primo ovile. Esatto. Vamos! No.
sembra che l'abbiamo trovato. Io ho le coordinate. Siamo usciti dal sentiero. Guarda che abbiamo le tracce GPS e dovrebbe esserci qua il cuile di zio Carmineddu. Ecco, adesso io andrei di qua però. Via, proviamo. Vediamo. Siamo fuori sentiero, vedete? Non c'è niente. Siamo nella foresta, cioè nella macchia, e stiamo andando. Qua è dove vogliamo passare la notte. Qua dobbiamo dormire. Questo qua è una dove vivono i pastori fino agli anni 60. Vivono qui in mezzo alle colline con pecore, ovini, maiali, eccetera, isolati, e man mano queste zone sono state abbandonate. È veramente però stupendo poter venire qua e immaginarsi che vita faceva questa gente, un salto nel passato. Per fortuna che il clima è bello e quindi rende il tutto molto più vivibile. Ma è uno spettacolo davvero. L'abbiamo trovata. Ragazzi, è incredibile. Abbiamo il balcone con vista. Andiamo a vedere se si può entrare, va? Wow, guardate, cioè, questo è il tetto. Vieni, Tommy. Sono. Minchia, pensare che gente viveva qua. È pazzesco. Cioè, c'era una chitta di bene, tavolino. Qua c'era, fuoco tipo, probabilmente. Sono vari buchi per metterci roba, sono anche dei piatti in realtà. Andiamo a vedere. Chiavellino, era nano il pastore, mi sa. Adesso sono i piatti con delle spugne. Altri scodelli. Qualche altro avventuriero. Non è piccolo comunque, ci si sta no. Bene. Un 4, se piove, uno si chiude qua dentro. Sì. Sopravvive bene. Ottimo. Figo. Già sta cucinando. Questo è il cuile. Vediamo un po'. Andiamo a esplorare un po' la zona. Sento che c'è un nurago molto bello qua intorno. E vediamo, c'è un sole bellissimo, sono le 2, quindi siamo in tempo. Qua tramonta le 6. Eccolo lì lo chef. Un applauso per lo chef. Momenti concitati perché abbiamo il caffè in mano ma stiamo andando alla caccia dell'alba che sta per arrivare. Passo spedito.
quando faccio il segnale di moto. Continuiamo l'esplorazione del sovramonte. Stiamo arrivando in cima al Monte San Giovanni. Esatto, fa vedere, fa vedere. Vedere. Qua il cucuzzolo, abbiamo fatto 3 chilometrini e adesso manca l'ultima parte. E andiamo a vedere. Molto bello. La Sardegna dall'alto. Dicono ci sia una vista pazzesca. Sì, molto, poi è molto bello, tutti questi alberi, tutto verde, curato, veramente bello. Poi non incontri mai nessuno, è proprio bello. È un piacere venire qua. Siamo arrivati in cima al Monte San Juan e guardate cosa c'è, un bivacco incredibile, guardate, con vista